La Lega è orgogliosamente al governo per bloccare nuove tasse, ius soli, DDL Zan, per difendere il diritto alla salute e al lavoro di milioni di italiani. Se riusciremo a ottenere tamponi rapidi e gratuiti per milioni di famiglie, soprattutto con minorenni, con figli, con ragazzi che vanno a scuola, fanno sport, fanno volontariato, vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Quindi fortunatamente tanta gente si è vaccinata e si sta vaccinando. Chi ancora non l'ha fatto e magari non lo può fare, non può spendere migliaia di euro in tamponi, soprattutto se ha 2, 3, 4 figli. No, ma io ormai a letto non rispondo. Non ho tempo per litigare. Sono qua a parlare di quella splendida terra che è la Calabria. A sinistra sono disperati perché sanno che perdono con almeno 20 punti di distacco, insultano. E io personalmente querelerò qualche fesso che ha scritto che chi vota Lega vota l'Andrangheta, perché laddove c'è l'Andrangheta da noi partono i calci nel sedere. È squallido che qualcuno, e penso anche qualche giornalista, attacchi nipoti, figli, consuoceri, come se i calabresi fossero tutti legati all'Andrangheta. Se c'è qualcuno che ha sbagliato ed è in galera, è giusto che sia in galera, ma non si può far carico a un figlio, a un nipote, a un parente degli errori di qualcuno. Noi siamo qua per dar voce alla Calabria bella, pulita, libera, onesta, che chiede lavoro, non chiede assistenza o beneficenza. E l'obiettivo è di vincere il 3 ottobre con la Lega, primo partito del centrodestra. Abbiamo delle liste belle, forti. Io ho chiesto la cabina di regia anche sul tema immigrazione, perché sul tema salute siamo d'accordo, però non possono esserci decine di migliaia di sbarchi di persone che arrivano da continenti non vaccinati. Noi stiamo chiedendo a Catanzaro il tampone o il green pass per andare in pizzeria, mentre anche in Calabria sbarcano immigrati senza regole, senza controlli, senza sicurezza, senza tutele, senza vaccini, senza tamponi. Quando la sinistra passa il tempo ad insultare, non a parlare di statale 106, del porto di Gioia Tauro, di infrastrutture, di porti, della dorsale adriatica, vuol dire che non ha idee. Giudicheranno i calabresi, giudicheranno i calabresi. Io ho fatto il ministro dell'interno e abbiamo confiscato non so quante ville e milioni di euro agli 'ndranghetisti. Condannare qualcuno per il cognome è da vigliacchi,